Cari figli, anche oggi mio figlio mi dà la grazia di scendere in mezzo a voi e di donarvi i suoi messaggi. Quanti di voi hanno sete d'amore, hanno sete di pace? Io vi dico, figli miei, ritornate a Dio, affinché Lui vi doni quella pace che il mondo non vi dà e che da tempo non sentite. Sì, sono vostra madre e mi presento a voi come madre della tenerezza. Voi, figli pellegrini, che mi invocate come madre dei pellegrini, desidero donarmi a voi affinché voi diventiate faro d'amore e apostoli di Dio. Pregate, figlioli miei, affinché attraverso la preghiera voi assaporiate sempre di più il suo amore. Desidero accompagnarvi nel sentiero che Dio ha preparato per ciascuno di voi. Sono con voi e accanto a coloro che invocano l'amore di Dio. Figlioletti miei, vi ringrazio che in questo tempo di smarrimento e di buio voi siete perseveranti nella preghiera. Pregate affinché il diavolo, come leone ruggente, non divori le anime e distrugga tutto ciò che trova. Dico a voi, figlioli miei, la Santa Messa e i sacramenti sono l'arma più potente per combattere Satana. Figlioli miei, amore del mio amore, pregate affinché possa cessare il male che sta devastando il mondo, mettendo a dura prova ognuno di voi. Anche il mio cuore è triste, vedendo tanti miei figli che si perdono. Ma vi dico di non perdere la speranza, perché Dio ha cura di ciascuno di voi e di tutti coloro che stanno lasciando questo mondo. Pregate, pregate, pregate affinché si realizzino i piani di Dio. Vi ringrazio di aver risposto alla mia chiamata.